breve, anche perché qualcosa appunto ho già accennato, e soprattutto mi fa particolarmente piacere quindi arrivare alla fine di questa nostra prima avventura di webinar, che poi riprenderà, come sappiamo, dopo le feste, con gli incontri più tecnici, diciamo, con il progetto che ci presenta Elena Gigliarelli con i suoi colleghi, e che, come in qualche maniera ci ha già anticipato anche nell'ultima occasione, è un progetto che ha già posto le basi sul territorio, ma che ha ancora ampi margini di sviluppo, e anzi ci auguriamo appunto che questi trovino spesso modo, trovino presto maniera anche di trovare applicazione sul campo. E io non vorrei aggiungere molto altro, Elena, a parte appunto ringraziarvi. Conosco già un po' i temi di quello che ci andrai a dire, ma insomma appunto non voglio anticiparli. Già nelle scorse occasioni ci sono stati dei dibattiti interessanti su questa interrelazione tra le discipline un pochino più attente anche agli aspetti metodologici, se vogliamo, come è il caso appunto di alcuni dei progetti che presumo voi ci presenterete, e abbiamo visto che c'è non solo una grande attenzione da parte degli archeologi, ma come è giusto che sia, mi segnala Roberto che devo ricordare che il prossimo incontro è il 21 dicembre, ha ragione, sì. Ma Roberto ci sei, quindi, allora non vedendoti, perdonami. No, ci sono. Scusami, non ho preso la parola, ma non so se vuoi... Hai fatto benissimo. E niente, quindi dicevo, il discorso anche proprio l'altra volta con il collega Roberto Perna è stato molto interessante anche su questi aspetti, era già intervenuta anche Elena. E volevo rilevare come, insomma, al di là dell'interesse nostro dei lavori, dei ricercatori che si occupano di questi contesti, abbiamo riscontrato un grande interesse, come è giusto che sia, da parte anche dei più giovani e dei professionisti, dei colleghi ad esempio del Ministero albanese, che ovviamente contano molto su questi aspetti per portare avanti nella maniera più adeguata il loro lavoro. Quindi io non aggiungerei molto altro e ti passerei la parola, non so se, visto che ci sono gli altri colleghi, se c'è qualcuno che vuole fare un saluto iniziale, dopodiché lascerei la parola ad Elena. Grazie Vito, come sempre le tue presentazioni sono perfette, e soprattutto inizio, poi presenterò anche i colleghi. Ringrazio davvero questa organizzazione, questo ciclo di seminari, perché certamente non si può sostituire alla nostra presenza fisica nei luoghi, quella è insostituibile e speriamo di poterla riattivare al più presto, però questa è stata un'occasione di confronto molto importante, di conoscenza e di correlazione, di attivazione di un network che secondo me sarà l'inizio di una collaborazione stretta tra i colleghi, l'opportunità per esempio di conoscere questo straordinario lavoro che i colleghi stanno svolgendo oramai da decenni sul territorio albanese, che non è che non conoscessi, ma la possibilità di averne la possibilità di avere veramente la presenza, l'iter e i risultati è stato davvero molto molto utile e molto interessante. Quindi ringrazio sia l'ambasciata italiana a Tirana che lo ha promosso, che i colleghi che lo hanno, diciamo, attivato. Quindi oggi vi parlerò invece di questo progetto giovane, questo nuovo progetto che è nato nel 2019, è stato finanziato dal MAECE nel 2019, ma è stato sollecitato, promosso, voluto e col quale condivido volentieri e con grande forza con quello che oggi si chiama l'Istituto Nazionale del Patrimonio Culturale di Tirana. Oggi Giorgi ci parlerà degli aspetti generali, della cornice nel quale si inserisce questo progetto, e che è nato proprio grazie alla loro disponibilità e al loro interesse su queste tematiche. E ho voluto quindi proprio per questo coinvolgere i colleghi sia albanesi che italiani, perché possano dare il loro contributo in questa fase quindi iniziale e propedeutica non ho condiviso lo schermo in tutto questo scusate mia, ma... ecco, allora che però siamo già avanti. Perfetto, si vede, direi. Sì, con Federica abbiamo fatto prove tecniche. Prove.
Io lo dico, so che non è inutile, ma ricordo Federica della registrazione. Sì, sì, già partita. Sì, sì. Sempre Federica mi ha dato un contributo straordinario, sia adesso che anche nei successivi interventi. Ecco, quindi, come vi dicevo, queste sono le persone che verranno al seminario. E il tema è quello, il progetto si chiama Tecnologie multidisciplinari per lo studio e la conservazione dei monasteri post-bizantini in Albania meridionale. Allora, prima di tutto mi fa piacere presentare il gruppo di ricerca, quello albanese dell'Istituto Nazionale del Patrimonio Culturale, il cui capo di dipartimento è Marcella Plincu, Ioli Mese Giorgi è del dipartimento, sempre del stesso dipartimento, Abbucciato, Giuliana Miclari, sono tutte persone che attivamente lavorano quotidianamente la tutela di questo straordinario patrimonio. Non parlo solo di quelli ovviamente oggetto di questo progetto, ma di tutto il patrimonio nazionale, quindi è uno straordinario lavoro che loro fanno. E, il progetto ha come compagine il gruppo italiano, oltre a me, Luciano Pizzari, Giovanni Cangi, Filippo Calcerano e Gabriele Fangi, che oggi voglio ricordare perché questo dell'Albania è stata la sua ultima missione in vita, perché ne farà tanti altri successivamente. Una persona di area grandezza di natura scientifica, uno dei massimi rappresentanti della topografia e del rilievo a livello internazionale, ma soprattutto lo ricordo per le sue grandissime doti umane e di amicizia che ci legano tanti anni. La Eva Malinveni è stata da giovane sua allieva, adesso è docente e ordinario della sua stessa cattedra e che seguirà i lavori che sono stati da lui avviati con la missione del 2019. Avanti. Scusate. Eccoci. Bene, volevo anche dare alcune informazioni su come è nato questo progetto. Questo progetto si colloca nel quadro di alcune, diciamo, di un modo con il quale CNR attiva delle collaborazioni che si chiamano progetti bilaterali, ovvero il CNR stipula degli accordi di cooperazione scientifica con degli enti omologhi che possono essere i ministeri della cultura oppure dei enti di scientifici come il CNR, CNRS in Spagna o in Cina. Sull'ambito sono piccoli progetti che però danno l'occasione ai ricercatori di conoscersi, quindi di conoscere altre realtà internazionali e quindi, come nel nostro caso, di attivare delle successive collaborazioni scientifiche. Il progetto bilaterale si chiamava e si chiama ancora, perché è ancora in atto, nonostante appunto queste problematiche del Covid, Tecnologie multidisciplinari per la conservazione e la valorizzazione di siti e paesaggi culturali mediterranei. Nel caso dell'Albania il tema era quello della valle del fiume Drinos e diciamo, nell'ambito italiano quello dei mulini di Amalfi. E qui sono alcuni momenti in cui abbiamo avuto l'opportunità, proprio in questa prima missione, di conoscere i siti della valle del Drinos. Beh, insomma, molto brevemente, le attività di ricerca poi si sono concentrate soprattutto su Girocastra, che è un sito UNESCO, dove l'istituto sta lavorando da tantissimi anni anche con altre organizzazioni, con risultati straordinari in termini di restauro, di riqualificazione. E quello che noi, diciamo, il nostro contributo era quello di mettere a sistema dei dati ampiamente utilizzabili in un sistema BIMGIS, ovvero il trasporto dei dati che sono a livello territoriale e urbano, invece un sistema più puntuale che quindi possa essere utilizzato per i progetti successivi di valorizzazione. Molto brevemente, il caso studio
che abbiamo utilizzato è stato quello della Casa Scanduli, una delle più belle soluzioni e più mature della tipologia di abitazione a girocastra, e dove in un sistema B, ne parleremo poi successivamente, abbiamo potuto mettere a sistema tutte le informazioni già reperite dall'istituto, ma utilizzabili in un sistema che è sia un modello 3D ma anche un sistema informativo. Non voglio adesso entrare nel dettaglio, ma voglio tornare al tema del progetto e al periodo storico in cui si inserisce. Noi siamo quindi sotto il dominio ottomano, quindi parliamo dei secoli che vanno dal XV fino all'inizio del XX secolo. E nonostante l'Albania quindi fosse prevalentemente in quel periodo uno stato musulmano, c'era però un atteggiamento sostanzialmente tollerante verso le altre religioni, incluso il cristianesimo, al quale consentiva la pratica soprattutto in alcune regioni. E durante questo periodo i cristiani delle aree rurali più isolate, ma comunque adesso più isolate, un tempo erano molto popolose e molto prospere, poterono costruire le loro chiese. Queste chiese apparentemente ed esternamente dovevano avere un aspetto, come dire, più dimesso, più discreto, con dimensioni modeste, per essere accettate dalle comunità musulmane. Questo però ha dato, la stura, ha dato luogo e ha permesso che invece all'interno fiorissero dei veri e propri capolavori di arte post-bizantina. Questi, se entrate dentro questi bellissimi, queste chiese straordinarie, veramente c'è un colpo d'occhio, c'è un momento di stranamento e anche di impressione, perché sono completamente dipinte con straordinari esempi di culturali, di esempi di pittura, pittorici veramente importanti. E questo è un elemento molto importante che farà parte poi del progetto di conservazione. Ma la cosa importante è che questi edifici sono edifici complessi, hanno al centro la chiesa, ma poi sono chiusi da un complesso multifunzionale, ovvero struttura adibite all'attività e alla vita monastica. Sono tutti costruiti in posizioni dominanti, in punti protetti, punti sostanzialmente molto scenografici, dove la chiesa ha un elemento portante. Come vedete, in alcuni casi sono anche dotati da torri di difesa, quindi hanno anche un carattere difensivo. Purtroppo, dopo, alla fine del XVIII secolo, la comunità cristiana fu minacciata, la maggior parte delle chiese e dei monasteri vennero abbandonati e da quel momento furono anche saccheggiati e anche distrutti. Inoltre i terremoti, i danni bellici durante le guerre hanno portato alla distruzione della maggior parte di questi sistemi straordinari, di queste architetture bellissime, e alla condizione pessima alla quale abbiamo avuto modo di scontrare questi edifici. Nel 1967 le religioni vengono bandite in Albania, molte chiese furono addirittura distrutte e la situazione è cambiata solo dopo il 1985. Nonostante però queste difficoltà, la religione cristiana persiste nelle comunità, è molto importante, e anche se gli unici elementi e resti di questo splendido passato rimangono in questi sistemi di monasteri e chiese, sono stati riconosciuti recentemente, alcuni anche dal 48, ma insomma molti di loro in periodi recenti, sempre dal governo, come monumenti della cultura e quindi hanno uno status di protezione. Il progetto che noi abbiamo lanciato non è soltanto quello di conoscere e studiare in maniera approfondita, e su questo ovviamente anche l'Istituto dei Monumenti ha un ruolo fondamentale, ma avviare delle procedure comuni a partire da questi edifici che hanno delle problematiche simili, quindi
attivare per esempio un sistema di procedure che possono essere attivate quando siamo in occasione di eventi naturali, quali i terremoti, delle inondazioni, degli incendi, e quindi arrivare a una procedura di tutela che sia, diciamo, la stessa per questa tipologia di monumenti e di edifici. Il progetto di ricerca riguarda sostanzialmente, diciamo, all'inizio i monumenti che sono stati oggetti dello studio sono questi, ovvero sempre nella provincia di Girocarca, il monastero di Santa Maria Guangxi, che è stato il primo oggetto, diciamo, di uno studio un pochino di analisi più approfondite, nel senso che abbiamo potuto fare una serie di attività di rilevamento e di studio diretto del monumento. Poi il monastero delle profeti Lia a Secopul e il monastero di San Ciriaco e Giuditta a Duvigian. Siamo sempre nella provincia di Girocastra, ovvero nella zona più a sud dell'Albania, che quindi si situano in colline che sovrastano la valle del Brino. Questi sono delle viste dall'alto dei monumenti. Come è ben chiaro dalle immagini, le chiese sono le uniche rimaste in piedi. Questo perché? Perché c'è attiva una grandissima attenzione, ancora il culto rimasto, le comunità locali sono molto attente e molto legate a queste chiese, e quindi anche se una pur piccola manutenzione quotidiana ha fatto sì che questi edifici possano essere ancora visti, veduti e in vita, mentre ovviamente le strutture di completamento, le strutture che facciano parte della vita monastica, non essendo più attive, si sono progressivamente andate perdute, e quindi non rimangono che queste rovine, che però sono delle rovine importanti perché ci possono far capire la consistenza di queste strutture. Queste sono alcune immagini che ci fanno capire bene quali apparati decorativi, l'importanza di queste importanti decorazioni interne murarie, e che dovranno essere ovviamente oggetto di pratiche tecniche di restauro in modo da preservarne il più possibile la loro autenticità, così come sono come ci sono arrivate ai nostri giorni. Bene, quali sono i problemi e quali sono invece i vantaggi? No, abbiamo fatto, non dico un'analisi SWOT, ma insomma bisogna essere chiari su quelli che sono attualmente i problemi. Il primo è quello dell'accessibilità, tantissimi colleghi lo hanno evidenziato. Questi siti si sono preservati da una parte perché sono poco accessibili, ma dall'altra hanno problemi di manutenzione e di restauro proprio per lo stesso motivo. Vi parlo per esempio di Santa Maria Guangxi, la strada per arrivare è bellissima, molto pericolosa, quindi soltanto attraverso autisti esperti di macchine fuoristrada siamo potuti giungere incolumi alla meta, ma devo dire con tanti dubbi, perché veramente la strada era molto pericolosa. E soltanto un altro sito è raggiungibile con l'auto, mentre invece l'altro sito non è accessibile se non attraverso un percorso a piedi abbastanza impegnativo. Altri problemi sono la vegetazione, che è molto, molto estesa e che quindi rende molto difficile la lettura dei siti anche dal punto di vista dell'analisi, del rilievo. E poi il rischio sismico. Lo sappiamo, l'Albania è un rischio sismico molto alto in Albania. L'Albania è situata in un'interfaccia delle principali placche tettoniche. L'area più attiva è lungo la costa, con un sistema di faglie molto importanti. Un'ulteriore faglia poi si trova a nord-sud attraverso la regione di Corcia.
e nel 1960 e 1967 sono stati, si sono verificati dei grandissimi terremoti che hanno danneggiato in maniera molto significativa le chiese. Quindi i terremoti hanno danneggiato ovviamente le parti più deboli, i punti più delicati, poi Giovanni ci parlerà meglio di queste problematiche. C'è la mancanza di manutenzione, per quanto diciamo, gli sforzi vengono fatti dalle comunità locali non sono ovviamente sufficienti a contrastare le azioni atmosferiche che ovviamente persistono. Appena c'è una piccola problema sulle coperture, questo si ripercuote ovviamente negli interni. E poi quindi l'accesso, la sicurezza, sono siti che vengono governati in maniera molto spontanea e molto attiva da persone che sono deputate alla loro custodia, ma certamente sono ovviamente in balia dello stato in cui versano, ovviamente sono siti isolati e quindi poco tutelati da questo punto di vista. E invece sono tantissime le potenzialità, perché questi complessi architettonici si trovano in cornici ambientali straordinarie, hanno posizioni panoramiche sulla valle sottostante, si trovano in percorsi di attraversamento di grande valore naturalistico e ci sono tantissimi e dal punto di vista del turismo, queste sono ovviamente delle mete molto molto appetibili. Sappiamo che appunto in Albania il turismo è un'industria molto importante che occupa il 15% delle entrate, del PIL, e quindi questo è ovviamente, e tra l'altro questi siti si trovano nella costa e quindi in ambienti turisticamente molto appetibili. Si tratta quindi di inserirli in un sistema strutturato di conoscenza, perché è impensabile che un turista singolo possa avere l'idea di visitare questo tipo di sito, e quindi devono essere inseriti in un percorso naturalistico, culturale, integrato, che per esempio a partire dal Girocastra, che è il sito UNESCO, e quindi con tanti invece che ha i problemi inversi, nel senso che è investita una massa di turismo che si concentra soltanto in alcuni periodi dell'anno e che spesso può portare anche a sistemi di gentrificazione, ovvero a costo del territorio molto elevato e a spopolamento delle popolazioni che invece danno e costituiscono il cuore di questi sistemi, di questi siti. Quindi poi ci sono tantissimi progetti dei quali Iole poi ci parlerà, che sono i 100 villaggi e gli itinerari della fede, nel quale questi siti possono ovviamente essere, si possono inserire. Alcuni cenni sul primo edificio, il primo complesso al quale abbiamo avuto modo di avere accesso, di studiare, è il sito del primo progetto, poi ne seguiranno anche gli altri. Qui vedete l'ingresso del monastero, che è a nord, attraverso una porta d'arco che è protetta da un portico e da queste mura perimetrali che poi sono proprio quelle delle strutture di servizio, quelle della struttura monastica. Questo è il rilievo che gentilmente ci è stato concesso dall'Istituto dei Monumenti, un rilievo dettagliato, molto bello, anche una sua validità anche artistica, oltre che scientifica, e che testimonia l'entità dell'impianto monastico in quel periodo. Mi pare, Ioli, perdonami se dico un'imperfezione, mi pare intorno agli anni 70. 70. Esatto, e che testimoniano l'importanza di questa struttura monastica, addirittura su due piani, con dei ballatoi, con delle strutture in legno a servizio, quindi assolutamente una struttura
che meriterà la valutazione anche in termini, non so se di ricostruzione o comunque di conoscenza più approfondita. Questo è un primissimo rilievo che noi abbiamo realizzato sulla base proprio di queste analisi del Ministero, dell'Istituto dei Monumenti, ed è un bellissimo complesso architettonico di grandissimo pregio, molto ben proporzionato, ha un classico impianto a croce, di impianto diciamo bizantino, con un artece interno, e all'interno ci sono dei quattro capitelli che sorreggono, scolpiti con motivi vegetali, che creano quindi un nucleo centrale quadrato, coperto da questa cupola ovviamente affrescata in maniera straordinaria, su cui poggia un altro tamburo, un alto tamburo con delle dimensioni particolari. E è una chiesa che è sostanzialmente rimasta piuttosto nelle sue fasi originali, modificata forse sostanzialmente rispetto alla configurazione originaria, con questo corpo a pianta centrale, probabilmente per la sovrelevazione del Nartece, e quindi la creazione di questa vela di campanile a 5 stelle che si situa sulla fronte della struttura originaria, e che qui vediamo, eccola, che forse è stata, diciamo, un po' forse quella che ha contribuito di più ad alcune, diciamo, che ha dato origine a alcuni elementi di vulnerabilità strutturale, di cui poi ci parlerà Giovanni. La struttura, come vedete, è solida, diciamo, realizzata con delle filari di pietra, pietrame, diciamo, squadrato, piuttosto ben apparecchiato, e che però ovviamente in alcuni punti, sia per problemi diciamo costruttivi che problemi dovuti alla vulnerabilità, diciamo, a problemi sismici, ha dato luogo ad alcune fessurazioni, come in questo caso, soprattutto negli elementi più vulnerabili. Un altro elemento importante che mi piace ricordare, Giovanni sicuramente lo approfondirà, è quello della costruzione molto, molto interessante, cioè della creazione di la presenza di archi a doppia, addirittura tripla ghiera, che rispondono a un criterio di stabilità, ovvero ogni arco costituisce la centina per quello successivo, e quindi nonostante poi deformazioni, scorrimenti, la struttura rimane comunque sostanzialmente ben apparecchiata. Qui alcune, diciamo, sicuramente interessanti questi presidi antisismici, non sono ovviamente originari del luogo, perché sono presenti in tantissime altre aree geografiche, ma sono interessanti perché questi elementi in legno, che poi sono quelli che nell'architettura contemporanea sono riferiti alle putrelle di ferro, perché hanno quindi una grandissima, sono caratterizzati alla rispondenza alle sollecitazioni di trazione, e in questo caso vengono utilizzati come rompitratte, quindi in grado di assorbire le forze di trazione sulla muratura. Questo è un ricordo ancora del nostro carissimo Gabriele, nei suoi rilievi, qui si vede anche la moglie Silvana, che lo ha aiutato, che per fortuna era, diciamo, con noi, e che quindi ha potuto dare tutto il suo appoggio in questo momento in cui effettivamente lui ha avuto anche, insomma, delle obiettive difficoltà di salute. Ecco, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo avviato una prima campagna di studi e di indagini, Eva ne parlerà in maniera più dettagliata, perché poi completerà in maniera molto efficace questa prima campagna, e speriamo di poterne affiancare una seconda a breve, e mettendo insieme degli approcci tradizionali che Giovanni ovviamente mette in piedi, e quindi anche noi, con un'analisi diretta dei luoghi, dei siti, delle strutture murarie, perché soltanto un'analisi
così critica può dar luogo poi a un'interpretazione di quelle che sono le tecnologie innovative. Io credo che soltanto attraverso questo connubio tra conoscenza critica, analisi di dettaglio, analisi diretta, si possono avere effettivamente informazioni importanti da quelle che invece la tecnologia informativa, la tecnologia che utilizziamo attualmente ci può ovviamente aiutare e supportare. In questo caso abbiamo utilizzato un sistema, adesso si chiama in maniera democratica, perché è un sistema che non richiede l'utilizzo della scanner, ma semplicemente attraverso un appoggio topografico e un rilievo di fotogrammetria terrestre da drone possiamo avere dei nuvoli di punti molto efficaci che ci consentono poi di avere anche un modello rappresentativo 3D degli stati dei luoghi e dello stato delle strutture. Questa è una fase di processamento dei dati da drone, in questo caso per la generazione dei nuovi punti e poi per il successivo restituzione del modello 3D. Qui siamo su una prima fase di ricostruzione non soltanto dello stato dei luoghi, ma anche di come potevano essere strutture monastiche, e perché ci interessa molto riportare a luce, ovviamente non in vita, ma a una conoscenza approfondita di quella che erano la vita monastica del tempo attraverso la ricostruzione delle strutture murarie, degli ambienti che lo caratterizzavano. Vado adesso più veloce sugli altri siti dove abbiamo potuto fare semplicemente delle ricognizioni di tipo visivo, delle prime indagini anche di rilievo. Le strutture sono, la nascita, il periodo storico in cui nascono sono sempre gli stessi, intorno al 1600, e anche in questo caso abbiamo, lo vedete, molto accennato le mura esterne di contenimento del complesso monastico, attualmente completamente in rovina, coperti da una fitta e folta vegetazione. In questo caso abbiamo sempre una pianta a croce con cupole triapsidali, sempre all'interno si eleva sopra la parte centrale una cupola e un tamburo molto alto, c'è sempre la presenza del arcete con ingressi a ovest e a sud. E anche in questo caso il studio dei monumenti ha realizzato un rilievo molto accurato, molto utile in questa fase di costruzione dell'edificio. Come vedete aveva anche un apparato esterno, rivestito da intonaco colorato. Adesso dovremo fare delle indagini più di dettaglio per capirne anche la classificazione storica quando è stato realizzato. E qui ecco un'immagine d'epoca, ci fa vedere l'importanza strategica, monumentale che potevano avere questi complessi monastici di grande imponenza anche architettonica, nel quale invece rimangono questi resti che voi vedete nelle nostre immagini. Queste sono le prime fasi del rilievo. Ripeto, abbiamo affiancato a quelle conoscitive di dettaglio delle tecniche costruttive a quelle invece più moderne di rilievo fotogrammetrico. L'ultima chiesa che vi volevo presentare è quella dei Santi Cirico e Giuditta. Non entro nel dettaglio, forse c'entra Ioli, e sono anche in questo caso, volevo far vedere bellissimi rilievi realizzati con un grande dettaglio, un grande capacità di riconoscimento degli elementi architettonici del mistero. E qui insomma una fase, un'immagine sia dello stato di conservazione dell'edificio e poi insomma del gruppo di lavoro. Bene, adesso io mi fermerei perché se abbiamo tempo non vorrei rubarne altro ai colleghi che invece ho voluto coinvolgere, che hanno gentilmente accettato
questa offerta di coinvolgimento, e quindi vediamo se abbiamo tempo dopo, vi parlerò di un progetto molto simile sia per le metodologie utilizzate sia per diciamo il contesto, nasce con una piccola chiesa di epoca bizantina che poi si trasforma nei secoli e che ha visto con il nostro contributo un progetto internazionale vinto con un tender internazionale bandito dal UNDP, che è un organismo internazionale finanziato dai fondi europei, per la rinascita dell'antica Nicosia. Quindi siamo partiti sia dalla parte, diciamo, iniziale e storica, tutte le indagini propedeutiche al progetto di restauro, abbiamo realizzato un progetto di restauro e consolidamento strutturale fino all'attuale utilizzo e rigenerazione dell'area. Quindi adesso io mi fermo e invito Ioli dell'istituto, adesso si chiama Nazionale del Patrimonio Culturale di Tirana, a diciamo, darci il suo contributo su questi temi. Ioli, ci sei? Sì, buongiorno a tutti. E che ringrazio ovviamente. Mi sentite? Sì. L'idea della mia intervenzione, infatti, sarebbe quella di aiutare un po' Elena nel presentare l'importanza di questo progetto. E penso farlo questo mostrando un po', infatti, quali sono i documenti a disposizione dell'Istituto e i progetti di restauro che si sono fatti negli anni. E fare una breve presentazione del progetto dei Cetti Villaggi per vedere un po' che cosa si è avviato nel 2018 come un caso studio. Se posso farei la presentazione un po' in inglese perché è un po' più facile. Scusatemi. Certo, Ioli, grazie. Condividi lo schermo. Sì. Ok, si vede? Sì. Ok. I would like to start with a quick presentation of the site. Actually, the first one is the Church of Monastery of Prophet Ilija in Segopu, Gjirokastra. I'm referring to it as it is the official name listed in the official list of monuments of culture of the Republic of Albania. And actually, what it is a brief description of this site is that the knowledge that we have is that it was built in 1624 and it was painted in 1653. The basic documentation reveals that the church consists of a nave, the narthex, the dimensions, the general dimensions of the nave, and architectural characteristics regarding the architectural feature of the main church, let's say, and its decoration. But as we see in this picture, in this aerial photo, we see the church, and surrounding it, actually, we have these walls that are the ruins of the structures of the monastery. But at the moment of designation of this building as a monument of culture, most of these adjacent, let's say, structures were found in state of ruin. And somehow we list them as the church of the monastery because of lack of information that is not available on the monasterial, let's say, structures around the
in the church. As I go forward, we see somehow, as Elena showed earlier, the existing conservation situation of the church, but it is clear that we have the main church surrounded by these structures that today suffer the major problem of vegetation that it makes it very difficult to read and to understand how they are how is their gangplank, let's say. It is true that the three cases, the three study cases that we are developing in this project are characterized by internal wall painting in their entirety, and this makes them of, let's say, of high importance as for the monument of culture of post-Byzantine area in the Republic of Albania. The picture in the right shows actually somehow the state of degradation and the need for intervention in the mural painting of this church. And this problematic actually is found in similar churches that are the case of studies for our project. The first time that these buildings were designated monuments were in 63. Then the decision of designation was repeated in 70 and in 73. Actually, they are under the monitoring of the Regional Directorate of Cultural Heritage in Gyrokastra, under the tutelage of the National Institute of Cultural Heritage and the Ministry of Culture. Today, we have this updated, actually, law on cultural heritage and museum that was approved in 2018, which actually is the improved and the updated version of the existing law. What I would like to stress, actually, for the three study cases is the documentation available in the archive of the National Institute of Cultural Heritage. And the picture in the left I'm showing here is the document available in the dossier for the monument of the Church of Prophet Ilya. We see that the list actually is very short, meaning that in the 60, 70, and 73, mainly documentation was taken, was realized in this building, but this also shows the lack of project of restoration for the building itself. Here we have some drawings that are available in the archive. We see pencil drawings by the documentation inside. We have the plan of the church and the facade of the church. And actually, the documentation available is mostly about the church itself. We have no clear data or documentation about the surrounding structures of the monastery. And this actually shows the importance of this project, of the scientific research, actually, about the panorama, the general panorama of the monastery, of the original monastery, because they were viewed as a complex. Today we cannot treat them as a singular, let's say, monument, but we have with the technology, with available technology, we have to study them in their entirety. And if not, we have to make like archaeological research in order to make this information available for generations. Basically, the information available in the archive of the Institute is the documentation on site. We have the example in the left. The clean drawings actually that were made after the documentation on site, and on the right we have the black and white photos realized in each site survey.
specific on this on this monastery, very little interventions have been realized over the year. Here we have a case, for example, this this plan shows the restoration project for the roof. It is a partial restoration. And in the right, let's say we have the quantity of bills, and we see that very few works have been realized, actually. Mainly, the works were works of maintenance, of consolidation of existing structures that are in ruin, to avoid further decay of the monument itself. In 2019, with the demand of the village and the important insist of the village of Stegopol, the institute realized a project of restoration, which included some emergency works in the restoration of the building of in the roof of the Hayat, the consolidation, as we see here in the right, of the surrounding existing walls of the church, but not all of them, let's say. Here we have the section and the facade. And if I can explain it quickly, because it is in Albanian, we have restoration of the roof, consolidation of the structure of the walls, the construction of drainage systems, because we have a lot of problem with waters due to the slope of the terrain in this building. And also there was a proposal for the reconstruction of the bell tower, because we have some old pictures of the 70s when the bell tower was still still existing. These works actually are being carried right now, because they are the need for intervention in this building was somehow an emergency plan to save actually the structure itself. And here we have another part of the project. This is the lateral facade with the construction of the bell tower and some interventions of consolidation and restoration of the roof and the existing existing walls. And we see that there is no study, or there is no temptation to rebuild the wall, only consolidation of the upper part of the structures in order to avoid the further decay of that. The second monument of culture, the monastery of Boranti. Elena made a quick presentation, so about the position, the beautiful panorama, and the localization of this building. So we can imagine the importance that they should have had in their time of existing and functioning as monasteries. This is an aerial view of the structures, actually. About this building, we have no clear date of the construction, but we have a clear date of the painting of the church, that is 1600. So we imagine that the church with the monastery itself was built somehow a little bit before that. And this is some pictures of the characteristics or architectural characteristics of this church. We see its singularity with the dome rising as a vertical, as an important vertical axis, actually. Then this this monument is very well known, actually, for this architectural features. And also the interior is totally painted, as Elena mentioned before. And about this monastery, yes, we have a general plan of documentation about of the existing structures of the monastery.
and this dates back to the 70s, let's say, as the prophet Elijah monastery. It was designated in three moments, in 63, 70, and 73. And as for the available material in the archive, we see that the list actually even here is very short, concentrating in plans, sections, information, general plan, sections, and general description. So we understand that very few words of maintenance have been carried in this monastery also since its designation in 63 to this moment. In the 70s, this is a view of the surrounding structures of the monastery. This part of the monastery was still existing, and this drawing was made in the 70s. So we have some pictures and actual documentation about the image and the dimensions, let's say, of the surrounding structures that can help us in the process of studying and researching about the original view of the monastery. As for the other case, even here we have documented pencil drawings made inside, the pictures in black and white, and the short description architectural features of the monastery. I want to stress again, actually, that very few interventions, and I mean maintenance interventions, have been carried. Only emergency, let's say, interventions due to destruction or problems in the roof or problems in some structural part. As for the monastery of Ciriaco and Judith in Lublin, the situation is quite the same. We have the church center to the monastery with this huge problem of vegetation that makes it very difficult to understand actually the real dimension of the extension of the monastery structures. And we see that it's very difficult even to take clear pictures of the entirety of the existing structures itself. These are some general pictures of the situation, and this was when in 2018 we were together with Helena on site. Here we have the entrance to the monastery, the yard. This is the church, and these are the structures surrounding it. These are structures of the monastery, not the church itself. And here we see some columns, part of the surrounding structures. And here we have the part of the, we call it konak. It was the houses for the monks. That now they are in state of ruin. And this is the bell tower next to the church. Very difficult to understand by this problem of vegetation. And again, we have this important wall painting that surrounds all these surfaces of the interior of the church. And same as the other two cases, it was designated Monument of Culture with three different decisions. And as situated in the same area, it is under the tutelage of the Regional Directorate of Eurocastra. The same situation. We have a few documents that are available in the archive, and the document in the right actually is very interesting. It is in Albania, but I will translate it. Let's say here we have the intention to realize certain restoration works
but that actually there is no evidence in the archive of this restoration. This is a planning, let's say, for further for later moments to intervene in the church, but these interventions were never made. And actually they consist only in restoration of roof, of consolidation of existing structures, and intervening for emergency, let's say, needs of the structure itself. These are the documents available. So we have the plan of the church, cross-section of the church itself, and the facade. And this is the document of survey realized on site. As for the works of restoration realized in this monastery or this church, we have several projects of restoration that actually are basically works of maintenance, consolidation, and consolidation of also of the mural art painting. And we see that very few works are mentioned in these bills of let's say of quantity. I showed this quick presentation about the documents available to see that we have no clear, very clear data actually of the monastery structures surrounding these churches. They were protected as such, as found in the at the moment of designation, but very few information is available about the monastery structures in entirety. And all the project of restoration was aiming actually the stop of decay of the existing structure and situation of the monument itself. Now I would like to explain you something about the government strategy and the project of 100 villages. This project was started in 2018. They were more than 100 villages grouped in 22 groups. And this was a collaboration of state agencies with national universities of architecture, who created groups and made these surveys on site. The idea was to identify actually the potential and human capacities in the villages, the physical elements of tradition, heritage, nature, and landscape of these communities, with the aim of tourism development, focusing on tourism, ecotourism, and nature tourism. And this actually is in line with the strategy also of the Ministry of Culture, that using and promoting, let's say, cultural heritage as an incentive for tourism development. In the area of Girocastra, the group who worked in that area was part of lot 18 and 19, and I would go very quickly, actually stressing only on the online information available on regarding this monasteries. They, in the second and the third workshop, they presented as part of the entire development of the area also the churches available in this region. So here we have, let's say, Girocastra, and this is the entire area going many kilometers in every direction. They were proposing also the itinerary of faith as a mean to try to develop tourism in different ways in this area, or also the street of Byron. So this was due to documentation, the itinerary that Byron undertook in Albania, and they wanted to stress out this proposal as a potential for development for the tourism in this area. Also,
promoting historical itineraries that can be of different typology, of different thematic, etc. But actually, this project of 100 villages is not finished because due to the earthquake of 2019, it was never finished, and we don't have the final publication of the results of the work on site and the workshops made. Nevertheless, the development potential realized and presented by the different groups were aiming a general development of the area by promoting different kinds of fields. One of them is also heritage. In my knowledge, and personally, I was a part of following, let's say, these workshops as part of the National Institute for Cultural Heritage. There was no specific proposals for the implementation of these itineraries. I'm talking in this case, for example, for the itinerary of the churches, let's say. But these were thematics in order to be developed in further moments of the project of 100 villages. At the moment that this project, 100 villages, would be finished and published, this would clarify actually the intentions in this particular area, and this is something that we are looking forward in order to see how we can develop this project in the future. And I think I will finish here. Bene. Ioli, grazie, grazie tantissimo intanto per gli approfondimenti che hai voluto dare sui monasteri, che ovviamente riflettono, diciamo, la stretta collaborazione che abbiamo da questi anni con il tuo istituto, e soprattutto per invece le proposte di programmazione futura, nel quale spero che questi itinerari di monasteri si possono inserire, perché sono progetti ovviamente molto inerenti, molto coerenti con quello che stiamo facendo, e che possono veramente trarre vantaggio sia gli uni che gli altri dall'inserimento in questi percorsi itinerari. È un po' quello che, diciamo, noi facciamo da anni, ovvero quello di creare delle strutture di riferimento che abbiano un valore storico, turistico, naturalistico, antropologico, e che mettano a sistema tutte le maggiori i valori maggiori che una nazione può avere. Noi abbiamo realizzato alcuni, diciamo, che chiamiamo ecomusei, ovvero itinerari che mettono insieme tutte questi valori e queste emergenze architettoniche, archeologiche, storiche, e quindi possono dare intanto una consistenza di quello che esiste sul paese, e poi un'offerta turistica integrata, in modo che si possano variare, no, gli itinerari a seconda delle, diciamo, passioni o desiderata dei vari utenti. Quindi è sicuramente una strutturazione molto importante, e ti ringrazio ancora per questa. Però, io volevo solo aggiungere un commentario che questa presentazione mette in evidenza, infatti, la necessità di un studio scientifico prima di fare questa, certo, questa promozione per il turismo, certo, che è molto importante, e che per il momento non ci sono a nostra disposizione risultati concreti l'Istituto Nazionale del Patrimonio. E quindi c'è una necessità immediata di avviare queste ricerche, per non perdere queste strutture che già soffrono di problemi maggiori, infatti, e che la documentazione non è che è così
disponibile. Certo, direi che diciamo, l'avvio di questi progetti ha proprio questo obiettivo. Certo, il problema contingente, quindi l'impossibilità di poter diciamo, continuare le nostre ricerche, oltre al fatto che sono progetti, diciamoci la verità, finanziati con piccolissime, minuscole risorse e che quindi si avvalgono molto della nostra, della vostra attività e partecipazione, ma che forse, anzi sicuramente, richiederebbero un contributo maggiore dal punto di vista, proprio ripeto, della disponibilità finanziaria, perché altrimenti diciamo, rischiano di essere diciamo, limitate nella disponibilità e nel tempo e le risorse di quello che noi possiamo avere. Certo, la passione e l'interesse è enorme e quindi ci auguriamo che questo sia anche questo ciclo di seminari possa essere un po' il lancio e l'indicazione per concentrare maggiori disponibilità e risorse per lo studio di un patrimonio che è di grandissimo e straordinario interesse e che può anche essere diciamo, il lancio e il volano per il miglioramento di un sistema di valorizzazione turistica del patrimonio, ma non è soltanto questo, per diciamo, il rafforzamento e la non dispersione di questo patrimonio enorme. Il primo obiettivo è quello del mantenimento, della conservazione del patrimonio e poi ovviamente successivamente quello della comunicazione all'esterno del patrimonio. Quindi grazie ancora Ioli per il tuo appello che è fondamentale e adesso passo la parola all'altro nostro collega e che fa parte del team oramai da tantissimi anni di SPC e ancora una volta in questo progetto di ricerca dei monasteri nel sud dell'Albania, al quale ha dato un contributo secondo la sua particolare ottica, il suo particolare talento di conoscenza delle strutture antiche. Giovanni Cangi. Grazie, un saluto a tutti. Cerco prima di tutto di condividere il video, vediamo, vedete? Si vede? Ancora no. Si vede. Vediamo. Abbiamo fatto la prova prima ed era andata benissimo. Adesso bisogna vedere come collegarlo. C'è qualche problema. Allora, vai in alto, dove ci sta quella freccetta, in basso, la freccetta, la trovi la freccetta? Sì, c'è la, quindi apri il pannello di condivisione, però non è... Condividi contenuto. Oppure puoi fare control, ecco, dai, hai condiviso qualcosa e già siamo un passo avanti. Visto qualcosa, no? Ancora non lo schermo, però. Desktop? No. Ecco, dai. No, adesso ha condiviso lo schermo, quindi va bene. Sì? Adesso devi aprire. Mettila in modalità presentazione. Ci siamo. Perfetto, vai. Perfetto, ecco, scusate questa introduzione un po' complicata. Allora, io entro nel merito degli aspetti strutturali, quindi una lettura che ovviamente si limita ai tre conventi, tre monasteri che abbiamo studiato con un tempo per il momento piuttosto limitato, però sufficiente a comprendere abbastanza bene quelli che sono un po' i caratteri costruttivi principali di questi edifici. Abbiamo dei vantaggi su questo perché parliamo di tipologie edilizie ovviamente comuni, quindi un impianto che si caratterizza per delle forme come vedete, a croce greca, quindi è una tipologia che ci aiuta a leggere anche l'organizzazione delle strutture. Ovviamente materiali molto simili, perché sono materiali locali dello stesso territorio, anche le tecniche costruttive sono le stesse, quindi il modo di apparecchiare queste pietre ben lavorate, squadrate, ingranate, per dare stabilità alle murature e all'organismo edilizio nel suo insieme. Poi c'è un altro aspetto interessante, è anche l'evoluzione costruttiva.
perché da un impianto originario della Chiesa poi si aggiungono altre porzioni con una logica che è più o meno la stessa in tutti i casi. Da tutto questo ne deriva anche una situazione di carenze strutturali che sono ripetitive. E dalle carenze strutturali si passa poi ai dissesti, all'analisi di dissesti. Ecco, in tutto questo percorso in pratica possiamo arrivare alla definizione di progetti che hanno delle linee comuni. Poi è chiaro che ogni caso è un caso a sé e quindi va analizzato e approfondito in modo specifico. Quello che cambia, ad esempio, è la caratteristica del terreno, soprattutto per quanto riguarda la topografia, la stratigrafia, e quindi tutti questi aspetti poi incidono sulla risposta, diciamo, sul funzionamento strutturale in genere e sulla risposta sismica in particolare. Quindi ogni caso è diverso dall'altro, però tutti e quanti sono accomunati da questi aspetti. E quindi noi vediamo come dall'impianto originario poi ci troviamo di fronte a dei sismi che con un accrescimento che si è evoluto nel tempo, anche in tempi molto prolungati, ci troviamo di fronte a queste forme che in qualche modo replicano l'impianto originario, poi alla fine ci sono anche dei corpi aggiunti che nulla hanno a che vedere con queste forme architettoniche, ma nel complesso definiscono un organismo edilizio con dei caratteri che sono veramente interessanti anche dal punto di vista estetico, architettonico, prima ancora che strutturale. Ma architettura e struttura in questo caso sono un po' una cosa unica e il risultato naturalmente è notevole. Quindi abbiamo sempre il corpo centrale con il tiburio che si innalza in modo rilevante rispetto all'edificio, poi abbiamo questi corpi laterali, queste absidiole che si sviluppano attorno al corpo centrale che servono a dare stabilità. In pratica sono come dei contrafforti che sul piano strutturale permettono di avere una base molto ampia, solida, e piano piano salendo si restringono fino ad emergere con questo corpo centrale. Tutto questo assomiglia molto a delle tipologie che troviamo anche ovviamente in Italia, nel nostro territorio. Faccio un unico semplice riferimento ad una chiesa di impianto bizantino che si trova ad Anghiari, siamo in Alto Tevere, Alto Tevere Umbro, e questa chiesa, questo impianto nella piana della battaglia di Anghiari, per avere un riferimento, ha un impianto a croce greca con delle absidiole laterali, come vedete, simile a quest'altra che è Sant'Andrea che si trova a Rimini, e in qualche modo fa parte della stessa tradizione bizantina. Tra l'altro avevano un impianto che ha un forte valore simbolico anche dal punto di vista religioso, che è quello appunto della Trinità, la Santissima Trinità, quindi sono un impianto che da noi è noto come impianto a trifoglio. Ecco, le tre absidiole con il corpo centrale rettangolare. In qualche modo ricorda il mausoleo di Galla Placidia, se non fosse per le forme arrotondate delle absidiole. Ecco, queste forme che sono diffuse anche in Italia, nel periodo appunto bizantino, dopodiché vengono trasformate, abbandonate, portano la testimonianza dell'architettura romana al loro interno, recupero di materiali come questi di capitelli, di colonne, che in qualche modo ritroviamo anche in queste altre architetture che stiamo studiando in allora. Ecco, quello che vi mostro è un po' lo spazio vuoto per pieno, cioè visto al negativo, aiuta a vedere perfettamente come sono organizzate le strutture delle murature, ma soprattutto le volte, quindi un sistema di volte a botte che è sostenute e contrastate dalle absidi perimetrali che tutte assieme vanno a concentrarsi sul corpo centrale, dove la quadratura del cerchio si ottiene con il tiburio che si innalza in modo rilevante. La vista al negativo, la vista al positivo ovviamente si porta a vedere ed apprezzare le architetture interne, sono veramente interessanti, quindi un sistema di elementi spingenti che sono studiati per essere bilanciati l'uno con l'altro, anche se sono sfalsate le imposte, la struttura comunque ne trova grande beneficio, quindi elementi che piano piano catturano i pesi, li diffondono nelle masse murarie e li scaricano a terra con una forma che è molto, molto semplice alla fine, e
questa forma è quella che si ottiene normalmente quando si realizza appunto una cupola o un tiburio, passando dal corpo centrale all'impianto della vela, che però viene ovviamente interrotto per ottenere i quattro pennacchi sui quali impostare il tamburo. Poi in genere si costruisce la cupola, e nelle architetture dove queste dimensioni sono rilevanti, quando si arriva al centro della cupola bisogna addirittura interrompere per realizzare la lanterna. Ecco, questo è un sistema di volta composta che ha uno scopo, che è quello di creare una specie di forma ogivale, che non è uno stile architettonico vero e proprio in questo caso, cioè non si vede, ma nel funzionamento meccanico di queste strutture le forze vengono via via scaricate in una forma che è molto stabile. Quindi è la ricerca della stabilità che porta a sviluppare queste architetture. Naturalmente sulla base di queste poi si aggiungono degli avancorpi. Questo ad esempio di Santa Maria Goranski è l'avancorpo dove viene costruito addirittura il campanile. Quindi la vela di campanile sta sopra il fronte originario e il corpo principale, no, il nartese, è stato sopraelevato. Naturalmente sono corpi che si aggiungono in epoche diverse, non ben ammorsati per loro, e quindi l'evoluzione costruttiva è fondamentale. Cioè, se noi vogliamo intervenire in modo poco invasivo e corretto, dobbiamo capire come è nato, trasformato e come si è sviluppato quindi l'edificio. E studiando anche però i dettagli, quindi non dall'organismo edilizio complessivamente, ma anche i singoli particolari, perché questi elementi che sembrano solo decorativi, in realtà sono elementi e partiti architettonici che si integrano con la struttura, cioè vengono realizzati mentre la struttura cresce, non come elementi decorativi applicati successivamente. Quindi questi elementi indicano una qualità, una raffinatezza dell'architettura che è straordinaria, sia nelle forme generali e tanto di più nei dettagli. Ecco, anche gli avancorpi vengono realizzati con questa logica, le volte a botte che bilanciano l'elemento centrale che si innalza, e a differenza del corpo originario dove si sviluppa in alto il tamburo e quindi il tiburio, in questi casi troviamo subito impostata la cupola, che infatti non vediamo all'esterno, è ricoperta direttamente dalla copertura a falde. Quindi questo elemento si nota all'interno ma non si nota all'esterno. E se notate in senso trasversale quella che è la configurazione, troviamo una specie di arco complessivo dove il corpo centrale fa da chiave ad un sistema che è molto più, che non è un arco vero e proprio, ma il meccanismo è quello di un arco. Le carenze e i problemi strutturali di questi edifici derivano in gran parte dalle spinte, che riguarda gli archi, le cupole, le volte, che tendono ad aprirsi secondo un meccanismo che è quello classico, quindi lesioni in chiave che si sviluppano lungo le linee mediane, come vedete in questo caso, gli archi si allentano e rischiano anche di collassare, poi vengono tamponati, quindi nel tempo c'è un'altra trasformazione che spesso è dovuta alla realizzazione di presidi strutturali, cioè si notano dei dissesti, si interviene, si ripara. Poi però la struttura continua ad avere problemi e quindi i danni evolvono e questi sono i risultati. Ora, per intervenire bisogna cercare di fare il percorso a ritroso, cioè ritornare all'origine e capire quali sono stati gli interventi, diciamo, corretti e quelli invece che possono essere modificati. Ecco, sostanzialmente questo è quello che accade nelle strutture. Nelle volte a botte che si lesionano in chiave all'intradosso e alle reni e all'estradosso, alla cupola. La cupola si lesiona con questo meccanismo classico che porta alla fessurazione delle linee mediane, fessurazioni che poi si possono estendere a tutta parete, come vedete, del fronte principale. E quindi queste spinte vanno bilanciate. Il principio è proprio questo, cercare di contenere, bilanciare le spinte in modo da non essere troppo invasivi, perché qui c'è da salvaguardare la tradizione costruttiva e dei beni che altrimenti rischiamo di danneggiare noi stessi più che il terremoto. Quindi recuperarli nella loro funzione, nel loro funzionamento meccanico originario. I corpi aggiunti ovviamente presentano delle debolezze, come questi che vedete. Il muro non connesso tende a ribaltare di lato ed è il meccanismo di primo modo. Ma anche nel piano si verificano meccanismi con formazioni di questi cunei
di strappo, di scorrimento, fino ad interessare gli archi che sottostanti. Quindi un meccanismo complesso che però si può controllare molto bene con interventi, direi pure minimali, no? Un meccanismo che è quello che studiamo da tempo, che possiamo vedere in molte strutture dopo ogni evento sismico. Ecco, questo tipo di danno è un danno tipico del sisma, quindi lo strappo del cuneo, come vedete in questo modellino che è di legno, ma fa capire che cosa accade quando l'azione sismica ortogonale, trasversale, quindi complanare la parete, tende a far ruotare il primo settore e a far scorrere il secondo, un meccanismo tipico. Poi Elena ha già fatto riferimento un po' a questa tecnica costruttiva degli archi a doppia tripla ghiera ed è una soluzione molto raffinata, ne ho parlato più volte, e la evidenzio sempre con interesse perché mostra una logica costruttiva che sembra diciamo poco coerente con la tradizione, invece il fatto di realizzare un arco sulla centina, quello sovrastante, poi ancora l'altro, con gli elementi sovrapposti porta questo dispositivo a funzionare molto bene, al punto che anche in caso di dissesti la struttura migliora il suo comportamento, perché in qualche modo il primo elemento si plasticizza ma continua a sostenere il secondo che a sua volta mette in gioco il terzo solo come elemento di riserva e permette di evitare anche meccanismi che possono diventare pericolosi. Ecco, in questi casi qui siamo da Duvian, dove abbiamo il meccanismo classico con apertura, qui siamo nel portale, nella zona d'ingresso del cortile, e l'allentamento dell'arco mostra queste cerniere alle reni in chiave e il meccanismo che si instaura è questo meccanismo classico, tipico di questi archi, ma un meccanismo che non è pericoloso, è diciamo duttile, permette alla struttura di deformarsi, però di mantenere un buon assetto strutturale. Ecco, gran parte di quel complesso è crollata, ma anche dai crolli possiamo ricavare informazioni importanti, come lo studio dell'apparecchio murario, il sistema di connessione delle travi, il modo di comporre le murature. Quindi tutto è utile per comprendere come sono stati costruiti e soprattutto come poter intervenire conservando questi elementi. All'interno ritroviamo ancora una volta quadri fessurativi simili con lesioni in chiave e addirittura in questo caso specifico dei sedimenti fondali, a testimonianza dell'importanza dello studio dei terreni, del sito dove sorge l'edificio e delle singole parti. E questo incide sullo spettro sismico, dà delle informazioni di carattere generale, ma poi ci serve a spiegare anche perché in alcuni punti avviene l'assestamento, in altri no, ovviamente. E questo meccanismo è un altro meccanismo tipico, come potete vedere, sedimento del muro d'angolo, questo è un modello di farina che replica perfettamente questo tipo di danno. Togliendo la base, il muro tende a rompersi in questo modo. E poi l'altro meccanismo è quello dell'arco, che vedete non funziona più come arco o volta originaria, ma si allenta, la curva delle pressioni sale e mentre sale la curva delle pressioni l'arco tende pericolosamente a perdere parte dell'intradosso. E quindi si distacca, questo diventa pericoloso quando l'allentamento avviene in fase sismica, quando sono presenti persone, quindi immaginate il limite di salvaguardia della vita sta in stretta relazione con questi fenomeni. Naturalmente questo meccanismo invece è appunto è più pericoloso perché con spostamenti minimi, con aperture minimali, si arriva al collasso completo dell'arco, cosa da evitare. E si può evitare facilmente, quindi con questo allentamento, vedete che la curva delle pressioni sale, quindi la spinta si riduce, dovrebbe essere una cosa positiva, in realtà non è così, perché l'arco lavora bene se è contrastato, non se è scarico. E quindi va tenuto presente che questo fenomeno, soprattutto quello che mostro in questo momento, ecco, il distacco dell'elemento di chiave, che è la fase più pericolosa, può essere contrastato facilmente con la disposizione di tiranti. Una tecnica antica quanto il mondo, efficace e non invasiva, tutto sommato. Cosa che si può fare anche in quest'altro monastero. Ho visto già prima la presentazione di un intervento strutturale interessante. Ecco, i problemi di questo monastero non sono molto diversi dagli altri. Ovviamente bisogna capire anche come stabilizzare
questi elementi che, emergenti, no? Quindi il tiburio, che tutto sommato però non ha i quadri fessurativi che notiamo alla base. Quindi evidentemente la conformazione complessiva ci rassicura abbastanza su, su questo. Però l'interno va ovviamente consolidato. Per evitare che poi vengano crolli complessivi come questo, che nella zona d'ingresso, dove resta soltanto un elemento del portale originario, quindi crollato sicuramente a seguito di un terremoto. E naturalmente i corpi a valle, che avete già visto nelle fotografie, qui vengono disegnati per mostrare i quadri fessurativi. Ecco, quadri fessurativi che testimoniano cedimenti fondali e spostamenti, apertura della parte sommitale, come, come potete vedere. E si ripetono anche qui i fenomeni di dissesto degli archi in modo ancora più complicato, o sedimenti fondali, di nuovo, come si possono vedere nel disegno di sinistra. Ecco, questi sedimenti possono essere facilmente controllati. Soprattutto in questo caso vedete l'arco che forma 5 cerniere invece delle 3 classiche. Ovviamente si apre e si sposta formando un meccanismo che risulta molto più pericoloso, perché in realtà funziona come una piatta banda impostata su 2 mensoli, con le cerniere ravvicinate che rischiano di farlo collassare. Però sono situazioni dove si interviene e si possono riparare facilmente. Anche l'interno è piuttosto complesso, però ripete l'impianto che abbiamo visto in, in origine. E le dimensioni non sono così rilevanti, e questo è un altro vantaggio. Quindi parliamo di chiese che tutto sommato hanno delle dimensioni al loro interno piuttosto contenute. Vedete i terassi fra le colonne di 2,20 m, grosso modo, 2,80 m, quindi sono dei moduli piuttosto contenuti. Una particolarità che è già stata messa in evidenza prima in una immagine fotografica è questo sistema di telai di legno. È un principio costruttivo interessantissimo per realizzare quella che è una muratura animata, diciamo pure muratura armata, con telai lignei. Ovviamente in queste murature, che in gran parte sono a secco o realizzate con malte di modesta qualità, il fatto di realizzare questi telai trasversali di legno che legano i paramenti e questi correnti longitudinali permettono di avere una muratura di qualità discreta rispetto a quella che si otterrebbe in assenza di questi elementi. Per cui li ritroviamo sistematicamente fino a ritrovarli addirittura a coronamento, una specie di cordolo di legno sul quale si appoggiano le coperture delle capriate e delle incavallature dell'avancorpo. Naturalmente quando questi legni si deteriorano lasciano un vuoto e questo vuoto diventa un problema. Ecco, in basso a destra vedete il muro simbolicamente rappresentato senza i legni. Ecco, il fatto di non avere più un elemento di contrasto, di liberare la cerniera, significa favorire il meccanismo di ribaltamento, che in questo caso va proprio eliminato. Questa tecnica poi la ritroviamo nell'edilizia ordinaria. La Cassa Spinduli, di cui ha parlato Elena prima, mostra proprio la presenza di questi presidi, ma a Girocastro tutte le case hanno questa caratteristica, cioè sono armate con il legno ed è una risorsa straordinaria, funzionano bene. Sono materiali duttili, ma fungono anche da dissipatori in fase sismica, quindi vanno salvaguardate, vanno utilizzate anche negli interventi di recupero. Ad esempio questi elementi fungono da supporto delle mensole degli sporti di gronda. Anche questo è un elemento caratteristico. Lo sporto di gronda, quando è modesto, è fatto con elementi di pietra. Parliamo di 30-40 cm. Quando l'aggetto è rilevante, si inizia ad inserire queste mensole. Quando addirittura si va oltre un metro e mezzo, i puntoni si portano al piano inferiore e vengono fuori delle forme che adesso magari vedremo, sono ancora più interessanti. Quindi 3 livelli di gronde sostenuti in modo diverso. Mi soffermo solo su questo aspetto di radicamenti lignei delle strutture animate. Questo modello che vedete arriva dall'Abruzzo, un po' tutto il sud Italia, ma l'Abruzzo in particolare, dopo un forte terremoto del 1700, ha visto diffondere questa tecnica. Muratura armata con il legno e con estremità di acciaio, come questa. Quindi il principio è molto semplice. Elena ha la prova che abbiamo ritrovato la stessa tecnica in Cina, dove il bambù o delle ramaglie vengono utilizzate
per la terra cruda. È lo stesso principio. Lo stesso principio utilizzato in Giordania, dove non c'è legno, non c'è acciaio, ma ci sono pietre di basalto che vengono sagomate per creare degli uncini, per creare dei tiranti di pietra. Quindi il tirante di legno, di bambù, di pietra, risponde alla stessa logica, in realtà molto diversa tra loro, dove si sfrutta il materiale disponibile. Ma sono tecniche che arrivano dall'antichità. A Butrinto abbiamo studiato, analizzato brevemente, in una visita veloce, le murature presenti e ci ritroviamo anche in questo caso la logica della muratura in qualche modo armata, anche se in realtà sono soltanto i laterizi che vengono collegati. Cioè si crea una resistenza, trazione longitudinale con dei ricorsi di laterizi che fanno da bilanciamento alle spinte che si generano nell'opus reticulatum oppure con questo tipo di apparecchio murario. Quindi elementi che spingono, come accade appunto e si intuisce da questo schema, che funziona molto bene a compressione in tutte le direzioni. Cioè l'elemento del locus reticulatum è compresso in tutte le direzioni, come l'elemento, il reticolo, diciamo, metallico, è teso in tutte le direzioni. Quindi c'è una equivalenza evidente tra questi sistemi. Ecco, questa logica costruttiva un po' la stessa utilizzata in tutte le edilizie storiche, quando si utilizzano elementi, ciottoli di pietra, anche non squadrati, che spingono, creano una spinta orizzontale che deve essere in qualche modo bilanciata. Questo è quello che accade alla piccola scala. Alla scala maggiore lo ritroviamo invece sempre, ad esempio, nella casa Schenduli, dove troviamo elementi spingenti che vengono posti a contrasto l'uno con l'altro. Una logica costruttiva che è efficacissima. Quindi ci sono le spinte, ma le spinte sono bilanciate. È la stessa tecnica che ritroviamo nel castello di Girocaster, dove troviamo queste scale sostenute da archi rampanti, archi che in qualche modo funzionano bene l'uno con l'altro. L'importante è che l'ultimo sia ben bilanciato e possa scaricare terra. Ecco, di fronte a questi problemi, in genere le soluzioni più semplici sono quelle dell'uso di elementi di trattenuta. Non potendo realizzare elementi di contrasto, perché magari andrebbero ad alterare molto l'estetica dei paramenti e anche dell'architettura. Quindi sistemi di tirantature che trovano spazio facilmente sulle stradosse delle volte, non è necessario disporli a vista, ma si può lavorare in copertura e sotto le coperture con dei benefici notevoli, andando a collocare i tiranti dove servono, solo dove servono, in quote tali che non creino problemi anche di tipo estetico. Questo è il principio, naturalmente noi non abbiamo ancora elaborato progetti, però sono dei principi costruttivi che in qualche modo ci garantiscono e ci danno la possibilità di intervenire in modo rispettoso di questa tradizione. Quindi gli studi vanno approfonditi necessariamente per poter intervenire con una logica nel rispetto appunto del valore artistico, storico di questi beni che sono veramente straordinari. Ecco, la mia presentazione così è stata semplice e sintetica, però ho cercato di toccare un po' i punti essenziali di questo, il tema che dobbiamo affrontare. Bene, Giovanni, grazie tantissimo per questa tua chiarissima esposizione e soprattutto per aver sottolineato quanto questa analisi, diciamo, puntuale, questa analisi diretta, vista ovviamente a fronte di una robusta conoscenza delle dinamiche strutturali, può portare a delle soluzioni apparentemente semplici, ma invece molto che rispecchiano uno studio approfondito di quelli che erano i presidi strutturali che gli antichi ci hanno tramandato e che noi dobbiamo assolutamente utilizzare, migliorandoli ovviamente con le conoscenze che abbiamo a disposizione, che quindi la scienza delle costruzioni ci ha messo a disposizione e che questa analisi approfondita ha ovviamente perfezionato. Quindi di grande interesse queste le tecniche tradizionali, per esempio quelle che utilizzano il legno come elemento strutturale per
soprattutto per tutte le tecnologie costruttive che si basano sulla terra cruda. Cioè la terra cruda in le regioni del Mediterraneo che abbiamo visitato non possono fare a meno di questi presidi strutturali, perché sono quelli che, diciamo, costituiscono un po' l'ossatura e il rimedio a una mancanza invece di solidità strutturale che questi edifici hanno. Quindi sono elementi importanti nella storia delle costruzioni. Grazie ancora Giovanni, e adesso introduco, grazie, e introduco Eva Malinverni, che ho già presentato prima e che ha il grande compito di seguire, diciamo, l'impostazione metodologica del nostro maestro Gabriele, e che lei ovviamente diciamo, segue con la migliore delle scuole possibili. Quindi abbiamo appunto il piacere e l'onore di averla, diciamo, che ci affianca in questo progetto di ricerca, e lei ci parlerà delle più moderne aggiornate tecnologie di ricerca che riguardano sostanzialmente la documentazione e il rilievo degli edificati storici, ma anche archeologici, perché siamo anche in questo contesto. Quindi Eva, a te la parola, grazie per partecipare. Grazie tantissimo. Vedete la presentazione? Sì. Sì. Perfetto. Allora, prima di tutto volevo ringraziare Elena, perché non solo così mi ha dato la possibilità di continuare questo lavoro che, come già lei ha mostrato e illustrato nella campagna del 2019, aveva cominciato il professor Fangi. Purtroppo ci ha lasciato, però io, ecco, ho raccolto la sua eredità. Ormai sono 20 anni che sono qui all'Università Politecnica delle Marche, quindi ho lavorato con lui. E quindi sì, oggi vi parlerò di tecniche geomatiche e anche come possibile, speriamo, in periodo post-Covid, di riuscire ad approcciare direttamente sul campo con nuove tecnologie e integrare il rilievo che ha fatto il professor Fangi. Però ho anche... quasi a chiusura, no? La possibilità di, diciamo, di mettere un po' a sistema tutto quello che è stato detto fino adesso. Elena ci ha parlato di queste strutture, del valore storico e dell'importanza anche di organizzare le informazioni in un sistema informativo. Io mi occupo di GIS ormai da parecchi anni, e ora il GIS si parla, non è soltanto legato al territorio, no? Si parla legato anche all'edificio, e fa da ponte per così proiettarci in quello che è il Building Information Modeling, nel nostro caso l'Heritage o Historical, che vuol si dica. Però questo mi permette anche di agganciarmi anche a tutto il lavoro che ha fatto Ioli, che è molto interessante, sulla gestione, l'analisi del restauro e anche del degrado, no? Di tutti gli studi fatti e raccolti dei materiali, per non dire poi del tantissimo lavoro che ha fatto Giovanni. Io sono rimasta veramente colpita dai suoi disegni, già li avevo visti da Gabriele, ma veramente sono molto eloquenti e ci fanno capire appunto le strutture. Quindi oggi introduco un po' quello che può essere il, diciamo, la mia topic di riferimento di oggi, cioè il BIM. Quindi che cos'è, che cosa fa e che cosa vuole organizzare, e essenzialmente le informazioni. E poi presento anche una possibile così metodologia di lavoro da collegare a questo già affrontato su altri edifici storici, altri casi studio, ma benissimo da replicare in questo caso, per poi appunto presentare futuri sviluppi. E io le parlavo prima di un turismo religioso, della possibilità di connettere questi siti, di fare così valorizzazione, disseminazione di quella che è questa documentazione, e anche la possibilità di toccare con mano, di vedere questi reperti che non sempre sono così facilmente raggiungibili, come diceva Elena. E quindi do un po' così a conclusione di tutto una serie di input, no, di discussione. Io ho fatto una presentazione in inglese, non so, forse per agevolare un po' anche l'audience, però la faccio in italiano perché poi non sono così un'esperta della lingua.
Quindi ci sono un po' di richiami, visto che parlo appunto di valorizzare il bene culturale, ci sono un po' di richiami che si riferiscono a papers, a report di comunità ben consolidate, come lo stesso ICOMOS, eccetera, che ribadiscono questo discorso dell'outstanding universal value del bene culturale. Quindi della importanza di preservare l'edificio storico e quindi non soltanto di preservarlo a livello di conservazione, di restauro, ma anche quello di poterlo così promuovere, divulgare alle future generazioni. Questo ci ha permesso di così approcciare a tutto tondo, a 360 gradi, a quello che è appunto il bene culturale. Non soltanto dal punto di vista dell'acquisizione dei dati, ma quando parlo appunto di geomatiche, tecnologie innovative per quanto riguarda il bene culturale e per quanto riguarda l'oggetto tridimensionale, si parla anche di gestione del dato, soprattutto gestione del dato dal punto di vista semantico, no? Ci permette un'analisi di tutte le varie così caratteristiche, attributi che ha il dato, che appunto possono riguardare il materico, le strutture, i degradi e quindi volte a gestire, monitorare, conservare e quindi proteggere il bene culturale. Quindi meglio di un sistema informativo oggigiorno non c'è per poter gestire appunto tutte queste informazioni. Quindi l'edificio oggi, così come nel suo ciclo di vita, può quindi essere gestito dal progetto fino al suo mantenimento da un sistema informativo. Nel caso dei sistemi informativi legati ai beni storici, le cose sono abbastanza complesse, perché sappiamo benissimo, e l'abbiamo anche visto in queste presentazioni, come ogni edificio è un unicum, ha delle sue particolarità, ha delle sue singolarità. E quindi queste includono una serie di informazioni, di attributi che vanno gestiti in maniera corretta, non si può standardizzare. Noi cerchiamo in qualche modo di creare una base di conoscenza, un'ontologia, adesso vedrete, che è qualcosa che può essere interoperabile, ma è logico che poi deve considerare le diverse fasi storiche, costruttive, e anche il modo in cui queste sono state gestite successivamente nel tempo. Quindi tra le varie tecniche che possiamo considerare sicuramente per acquisire i dati, dal punto di vista così del dato spaziale geometrico, vengono le tecniche della geomatica, vengono in aiuto le tecniche della geomatica anche speditive, come appunto la fotogrammetria, e ci ha mostrato come il professor Fangi all'inizio appunto di questa campagna di acquisizione dati era dotato di un piccolo drone, di una camera sferica e insomma un po' di quelle che sono oggi le tecnologie all'avanguardia per l'acquisizione speditiva di immagini che poi possono darci appunto modelli tridimensionali per poter fare appunto collezione di dati e gestire questi dati nelle sue varie forme. Quindi il BIM vedremo come modellizza, no? Non è soltanto però da considerare come un sistema di modellizzazione tridimensionale, certo modellizza nelle sue parti un oggetto architettonico, ma poi lo riempie di informazioni. E come li riempie? Li riempie in un modo che siano relazionate, no? Che non siano informazioni sconnesse tra di loro, ma che abbiano un senso e che poi possano dare, come dico sempre, informazione su informazione, no? E che possono essere recuperate a seconda appunto di quella che è la utilità, no? Il supporto alle decisioni che deve fornire il BIM avviene a diversi livelli di dettaglio e a diversi gradi di utilità di diversi user che appunto hanno a che fare con questo bene. Quindi in tutto questo discorso non posso prescindere da gestione dell'informazione e quindi quando parlo di ontologia, di modellazione della conoscenza, è proprio quella parte preliminare che ci permetterà di organizzare, relazionare i dati che vengono da altre discipline, quindi in maniera molto eterogenea, in un sistema spaziale storico, l'HBIM, che è stato costruito grazie appunto alle tecniche di rilievo, di rilevamento.
Quindi la parte dell'ontologia è molto importante. Io ho già avuto esperienze con i miei ragazzi, con il team del GAP che vedete poi sotto nelle varie loghe a disposizione, nel trattare questi dati, soprattutto nel trattare dati che riguardavano, poi li vedete nei progetti che presenterò, che riguardavano appunto oggetti di tipo architettonico, ma legati appunto alla storia, al passato, e che erano stati interessati a loro volta sempre da così eventi calamitosi e quindi sottoposti per il degrado, quindi materico, strutturale, a varie, così, a vari accadimenti, e di conseguenza poi dovevano essere gestiti e relazionate tutte queste informazioni per poter essere utilizzate in un sistema parametrico che è il sistema BIM, che non è molto elastico come sistema di gestione, perché sappiamo tutti che viene da un ambiente di disegno, da un ambiente CAD, e non è un vero e proprio sistema informativo, ma noi riusciremo a gestirlo e renderlo quindi più adatto alla gestione delle informazioni se a questo punto colleghiamo concettualmente una parte di informazioni nell'ontologia. Ne rendiamo quindi queste collezioni di dati in maniera relazionata, li rendiamo quindi molto più incisivi, molto più importanti che non un semplice disegno come può essere l'oggetto rappresentato nel BIM. Quindi la corrispondenza tra modello concettuale ontologico e modello grafico, quindi spaziale e descrittivo, è molto molto importante. Quindi nel flusso di lavoro, come ha ricordato anche Elena in tutte queste presentazioni, c'è una parte di data acquisition che si può fare in campo, che si fa negli archivi, che si fa appunto con l'analisi, con il processamento e l'acquisizione dei dati. L'importante è relazionare tutte queste informazioni che adesso stanno arrivando dai vari gruppi di lavoro, no? E una volta modellizzate questa conoscenza, relazionarla con il modello tridimensionale, quindi con l'analisi fatta appunto a strutture, a blocchi, no? Quelli che sono gli elementi compositivi del building, per arricchire questo HBIM di una serie di informazioni che possono essere appunto di utilizzo a diversi livelli. Sappiamo tutti che un sistema informativo è sempre un sistema informativo dedicato, di conseguenza dobbiamo appunto anche definire appunto qual è il nostro proposito, e il proposito, quanto mi sembra, è essenzialmente volto al recupero, al restauro, ma anche alla diffusione e alla conoscenza di questo che è il bene architettonico collegabile, perché mi hanno detto sono stati scelti come oggetto di questo progetto una serie di edifici che però hanno una fil rouge, no? un comune denominatore, quindi che porterà poi ad analizzarli e a trovare delle soluzioni appunto che sono comuni, ma anche delle relazioni che sono comuni. Le tecnologie geomatiche quindi sono quelle che qui vi presento essenzialmente di rilievo, quindi essenzialmente quelle che permettono di acquisire informazioni spaziali, informazioni metriche. Poi la geomatica è anche BIM e anche appunto data enrichment, quindi sulla base del 3D, sulla base del modello, costruire la base dati informativa. Sulla base di conoscenza e integrazione di tecnologie, il professor Fangi le ha acquisite, le ha usate in campo direttamente in Albania l'anno scorso. Appunto avevamo una Panono che permette una camera 360 camera, quindi sono 36 scatti in una sul colpo che danno una visione, come vedete poi a panorami degli interni, no, degli edifici che sono stati acquisiti durante la missione nel 2019, ma che possono essere anche utili per poter fare poi quei tour virtuali di cui si parlava, così come un esempio di esplorazione in primis, no? Da parte di un turismo che visita luoghi non facilmente accessibili, ma ci sono tanti altri metodi per acquisire e comunque servono per integrare i dati, perché i dati non si prendono solo da terra ma si prendono anche dall'alto,
come la fotogrammetria da drone o altrimenti come un laser scanner, che però un laser scanner molto più versatile, mobile, no? Da quello a stazione fissa che noi abbiamo a disposizione e che speriamo che in un futuro, potendo ritornare in tempo, come dicevo, post-Covid in Albania, potremmo utilizzare per poter ampliare la nostra base di conoscenza. Una volta acquisiti però questi dati sarà importante, e una parte di questi appunto sono già stati organizzati e come ha fatto vedere Elena sono già stati costruiti i primi modelli, è importante però collegarli con una struttura logica che riguarda appunto una parte di LHBeam che serve per che cosa? Serve per quale dominio? No? Nel caso del Caltra Heritage è un BIM che serve quindi per fare operazioni che gestiscono, no, la suo ciclo di vita, le sue trasformazioni, suo stato, la sua condizione, mediante cose? Investigazioni fatte in maniera diretta, in maniera indiretta, analisi fatte spaziali e costruttive sul modello tridimensionale, volto a chi? Volto a diversi attori, professionisti, proprietari, studiosi. Quindi i domini, come vedete, a livello semantico sono parecchi, che vengono però organizzati, modellizzati in una conoscenza che è a tutto tondo e che ci permette di avere quindi un'indicazione completa su quelli che sono gli oggetti su cui andremo a studiare. Io qui ho, così, non avendo direttamente applicato questo, perché appunto stiamo ancora raccogliendo informazioni sull'Albania, vi faccio vedere un po' quelle che sono state anche le nostre esperienze già nell'ambito della modellizzazione della suddivisione delle componenti in diverse parti strutturali e a queste poi l'associazione di una base quindi informativa ontologica. Questo per esempio è un rilievo fatto alle mura di San Ginesio, è un piccolo borgo nel Maceratese che è stato appunto anche questo colpito dal terremoto del 2016, e quindi un terremoto molto recente. Le mura antiche hanno, con le diverse porte, hanno avuto una serie di, oltre all'interno del borgo che ha problemi strutturali, anche qui hanno avuto le mura una serie di problemi strutturali. A noi ci è stato dato l'incarico di fare il rilievo di queste mura, uno sviluppo di circa 4 km e con strumenti integrati, drone e laser scanner mobile, nel giro di qualche giorno abbiamo fatto il rilievo. Dal rilievo siamo poi saliti con anche tutta una serie di vestizioni dal ruolo di punti, il modello tridimensionale, a una suddivisione di quelle che appunto erano le famiglie di queste strutture e a queste all'associazione di una serie di informazioni. Informazioni che nascevano anche dall'analisi materica e dell'analisi del degrado fatte su queste pareti murarie. Ecco, tutti questi dati sono stati poi integrati in una relazione, in un sistema relazionale, database, un geodatabase relazionale, riportato appunto in un BIM, non nel BIM appunto della struttura di queste mura. Quindi questa connessione tra informazioni descrittive, le cause che portano a certi tipi di degrado, la foto rappresentativa di quello che appunto avviene su quella porzione di muro e il riferimento poi con vari link alle schede o alle caratteristiche, anche alle normative che vengono utilizzate, oltre ad avere una mappatura, come vedete qui, con una sorta di classificazione tematica di quelli che sono i dati che vengono studiati, analizzati e poi organizzati, è possibile quindi fornire dei prodotti anche a utilizzatori che non sono direttamente consapevoli di come si utilizza e come si può ricavare il massimo delle potenzialità da un HBeam, perché è possibile ricavare da questo, che è un database molto complesso, delle relazioni, delle stampe, dei report che possono quindi essere una base, fornire una base poi per il restauratore o chi deve intervenire sul campo. Nel contempo rimane una organizzazione del dato che è quindi poi successivamente aggiornabile e quindi posso inserire informazioni nel tempo.
Quindi la sfida per questo progetto di ricerca è quello proprio di creare un sistema informativo applicato ai monasteri bizantini che appunto sono stati analizzati e quindi appartengono adesso per il momento a quell'ambito di Girocastra che abbiamo visto, acquisito e appunto ha presentato, ma diciamo che l'idea di creare un sistema nazionale, un database che può essere utilizzato, ripetibile per altre tipologie di beni culturali, anche qua con un obiettivo che è simile, ben definito, con la possibilità quindi di arricchirlo di informazioni e di renderlo una piattaforma ben strutturata che, come vedrete, potrà avere anche delle ricadute poi successive nel futuro per essere esplorato anche da persone che non sono, come dicevo, particolarmente esperte, ma che possono estrapolare questi dati in una piattaforma che sia appunto semantica e web. I dati acquisiti sui monasteri li ha presentati molto bene Elena, sia quello di Santa Maria che quello di San Ciriaco Giuditta, che quella del profeta Elia. Queste immagini le avete viste, sono quelle stesse che ha acquisito il professor Fangi tramite un drone, da terra tramite appunto camera sferica. Non solo ha acquisito una serie di informazioni anche all'interno di questi monasteri, quindi la ricchezza delle informazioni che possiamo avere oggigiorno a disposizione, anche quindi a distanza, ci permette di fare tutta una serie di analisi e di processamenti e di costruzione dei modelli che ci permette di cominciare a costruire questa base dati spaziale, geometrica, che poi dovremo arricchire. Quindi abbiamo i casi di studio, abbiamo una serie di tecniche geomatiche che ci hanno permesso di costruire il modello tridimensionale e quindi la sfida è quella di costruire un sistema informativo che non sia fatto solo di dati geometrici, ma che sia fatto appunto arricchito da dati semantici. Quindi dall'accuratezza di questi dati che noi adesso abbiamo a livello geometrico possiamo andare avanti e costruire, modellizzare la conoscenza, quindi costruire un modello concettuale con una buona base ontologica in modo tale da poterla collegare a una suddivisione parametrica degli oggetti e a diversi livelli di dettaglio riuscire appunto a estrapolare quelle classificazioni semantiche che ci permettono poi di interrogare e di avere anche dei risultati sugli oggetti a disposizione. Quindi, come ho detto prima, costruire un BIM non è facile. Modellizzare l'architettura a sua volta dà numeri punti o dà informazioni che noi abbiamo a disposizione a livello spaziale, richiede anche questo del tempo, ma ancora di più richiede poi la suddivisione in quelle che sono le varie parti a livelli di dettaglio diversi, no? Fino a diventare, a trovare l'elemento minimo, no? Il subelemento specifico architettonico che ci decompone l'edificio, il building, a cui associare appunto un'informazione. Prima Giovanni faceva dire addirittura delle parti che sono gli archi, i capitelli, le mensoline, no? Che tengono certe trabeazioni. Ecco, quello vuol dire arrivare a un livello di dettaglio molto alto di decomposizione di quello che è l'edificio. Però va anche visto come tutte queste alla fine raggruppate danno l'edificio in sé, no? Quindi la costruzione non è soltanto quella di ottenere un oggetto geometrico nelle sue componenti, ma anche quella di collegare un database, no? Un database che sia fatto appunto da entità geometriche, feature geometriche, ma anche relazioni, no? E relazioni con tutta una serie di dati che, come diceva Ioli prima, si recuperano anche a livello proprio di archivio, no? Gli interventi storici, tutti i dati a disposizione che si hanno, perché questo è importante proprio a livello proprio di lavoro che si ha a disposizione. Quindi
Ok, vado abbastanza veloce perché mi sembra che siamo abbastanza già di corsa sulla sua tempistica, siamo un po' sforando, ma vado molto veloce perché sulla parte del sistema informativo e della connessione dei dettagli, appunto, vi ho già detto prima. Quindi voglio proprio darvi gli ultimi input finali degli sviluppi futuri che riguardano la possibilità di trasformare appunto questo HBIM in un prodotto che abbia un'ampia diffusione, che non sia soltanto un modello, ma che sia un database che dia informazioni in maniera veloce e interoperabile. E su questo vi accenno, poi trovate in penso che queste presentazioni poi possano essere anche divulgate all'audience. Trovate dei riferimenti poi che potete approfondire come paper, la possibilità per esempio che noi abbiamo già provato a implementare un BIM in un ambiente molto semplice, un tool Semantic Explorer, un web tool, per poter esplorare le informazioni contenute a diversi livelli di dettaglio e quindi anche strutturali come informazioni collegate agli oggetti in un applicativo che abbiamo fatto proprio, che abbiamo sviluppato noi e relativamente proprio a un edificio di tipo storico, un Heritage BIM. Altri esempi sono per esempio le schedature, come dicevo prima, per la diffusione, per l'archiviazione, documentazione e diffusione dei dati, e che sono dei report molto semplici per concentrare in poche informazioni, in pochi così, in una pagina di una scheda, tutto quello che può essere utile per andare a localizzare e vedere un edificio. Altri modi per poterlo esplorare sono i modelli tridimensionali da distribuire in un ambiente sempre piattaforma web, o altrimenti la possibilità di estrapolare informazioni dai dati del GIS per poter esplorare con applicativi in un ambiente di realtà virtuale o realtà aumentata, vedendo anche quello che non è più visibile, no? Informazioni che appunto sono nascoste o che appartengono al passato. Quindi questi sono un po' una serie di input che butto lì come fine della mia presentazione e sono legati proprio ad aumentare le potenzialità di informazioni legate a un sito e a dare nel contempo delle informazioni a livello, come dicevo prima, di future generazioni, di esplorazione, di turismo virtuale, no? Come oggigiorno si dice, per poter ampliare, diciamo, l'ambito di consapevolezza e conoscenza di certi luoghi che forse un po' la memoria del passato le ha persi e quindi andrebbero veramente recuperati. Niente, io chiudo con questo è il mio così team di lavoro e quindi ringrazio anche loro per tutto il lavoro che stiamo facendo in questi anni. Grazie a te tantissimo di questa ampia, diciamo, e dettagliata descrizione del tuo ambito di ricerca. Direi che sul campo della Heritage BIM ci affianchiamo perché, come tu ben sai, il nostro laboratorio da tantissimi anni affronta questa tematica. Adesso ovviamente non c'è tempo per farvi vedere come avevo pensato di fare, ma non ha importanza i progetti che adesso abbiamo attivi con il Museo Archeologico di Napoli, con il sito di Carditello, con tantissimi altri progetti dove stiamo applicando quello che tu hai spiegato molto bene, le potenzialità dell'Heritage BIM, ovvero come questo strumento, questa piattaforma sia fondamentale per raccogliere il portato, il grande mole di informazioni che interventi di restauro, di conservazione, di conoscenza di siti archeologici e architettonici porta con sé. Vorrei aggiungere anche un altro elemento che noi stiamo sviluppando, che è quello del inserimento nella piattaforma BIM dei dati che servono per la conservazione online dei siti, ovvero l'inserimento di dati IoT, di sistemi di monitoraggio
che quindi danno, sono inseriti, che quindi fanno in modo che in questo sistema ci siano soltanto dei dati statici, ma anche dei dati dinamici. E quindi questa piattaforma consente di monitorare in tempo reale problematiche che riguardano lo stato di conservazione. Adesso non vi annoio ancora con presentazioni di altre slide, perché siamo veramente in super ritardo, però è questa una piccola, diciamo, informazione che mi faceva piacere dare, e che è quella della possibilità quindi della valutazione in tempo reale, quindi un ausilio molto importante nei confronti dei tecnici e dei manutentori e dei gestori dei monumenti e dei siti, di strumenti che gli consentono quindi di mettere in connessione i dati storici, architettonici e le informazioni sul degrado con le centraline di monitoraggio che danno invece dei dati in tempo reale. Questo vale anche per la frequentazione dei siti, per la, diciamo, anche visualizzazione di possibili danneggiamenti, ma anche per la fruizione intelligente dei siti da parte di persone con diversa abilità. Qui chiudo, perché veramente abbiamo abusato della vostra pazienza e del tempo che ci avete dato a disposizione, e chiedo ovviamente ad Enrico di dare un pochino la chiusura di questa giornata lunghissima, e quindi, insomma, grazie ancora a tutti voi per questa pazienza che avete avuto. Ma io direi invece grazie a voi per questa bellissima esposizione così ricca di informazioni, oltretutto gradevolissime da fruire, perché insomma non riesco a non ricordare almeno i disegni di Giovanni Cangi, che sono stati veramente un piacere da vedere, oltre ovviamente anche a tutti i bellissimi aspetti del progetto che ci avete presentato fino a pochi minuti fa, tutto le ricostruzioni e i lavori col BIM, quindi molto molto interessante. E spero anzi appunto che ci saranno altre occasioni. E siamo molto in ritardo, e poi siccome temo che qualcuno ci segua anche magari da sede di lavoro e d'ufficio, non so se stiamo appunto in orario ancora utile, e per cui io non ruberei altro tempo, chiedo se per caso qualcuno ha qualcosa da chiedere. Veloce. Non vedo mani alzate, non vedo interventi. Scusa, Enrico, solo guarda, anch'io per aggiungermi ai ringraziamenti, mi sentite? Sì. Per dire che finalmente ho capito molte cose di alcuni dei tanti monasteri bizantini che, facendo la nostra carta archeologica nella Valle del Drino, avevamo incontrato, documentato, fotografato, ma insomma sui quali non al di là delle nostre competenze non ci eravamo soffermati. Ce ne sono tantissimi, XVII, XVIII secolo con delle decorazioni stupende, per cui vi ringrazio particolarmente. E questo è un po' il senso di questi incontri, no? Mettere insieme le nostre competenze, le nostre conoscenze, creare un network di lavoro che nel futuro penso possa essere veramente utile al territorio, insomma, quello che ci auguriamo. No, io penso proprio di sì. Guarda, io mi astengo dalle domande, ne avrei moltissime in realtà, però non spaventatevi, non ve le farò, però nello stesso tempo vi minaccio di contattarvi per chiedere, perché ci sono tante cose che voglio sapere. Mi è interessato moltissimo gli aspetti sull'edilizia storica, gli inserti di quegli elementi in legno che io avevo trovato in un sito in Egitto e non riuscivo a capire, finalmente ora forse mi spiegherete. E le potenzialità dell'HBIM, ma anche se potrebbe aprire un altro discorso sull'archeobim, che è un altro discorso ancora, ma insomma veramente tante cose, e anche le considerazioni sulle tecniche edilizie delle murature di Butrinto, anche su quello ci avremo tante cose, però mantengo la parola, visto l'orario non chiedo ora, ma prometto di inviare mail a Raffica e di contattarvi per chiedere in altra sede. Ma molto volentieri, Enrico. Scusate, ho il tempo io di ringraziare davvero Elena e tutti i relatori per la presentazione molto interessante su questi aspetti che hai rimarcato, e mi associo quindi al ringraziamento. Ho il tempo di una domanda velocissima, Elena, relativamente a eventuali tracce di preesistenze
rispetto a questi, cioè ci state lavorando, poi ci sentiamo con calma nello spirito di questa appunto collaborazione che speriamo tutti prosegua in questa maniera così fruttuosa, però questo era un aspetto che insomma mi interessava particolarmente, volevo sapere se rientrava comunque così nell'analisi e nell'approccio che intanto state conducendo, poi per i dettagli ci sentiamo, così come dire non rubiamo altro tempo. Certamente ci sono delle tracce di preesistenze. Siamo ovviamente in una fase molto preliminare di studio, per cui è necessario fare dei confronti stilistici e architettonici molto più dettagliati. Ci sono queste evidenze e quindi su questo approfondiremo, però come vi ho accennato abbiamo fatto una missione di 5 giorni, questo è stato il nostro lavoro. Quindi per fortuna che erano 5 giorni, se no che succedeva? Infatti. Grazie ancora Elena. Grazie tantissimo a voi, ed è bello veramente questo gruppo che si è creato e che sicuramente darà bellissime intersecazioni di studi, di connessioni, di lavoro insieme che possiamo fare, quindi davvero sono molto contenta di questo di gruppo di ricerca che si è creato tra di noi. Bene. Che per chiudere manca soltanto, come da tradizione, diciamo all'intervento che sarà del 21 della settimana prossima di Roberto su Adrianopoli e dei suoi colleghi. Io butto lì un'ipotesi, ma avevo detto poi vi scrivo magari una mail, visto che stanno venendo tante cose fuori di cui non possiamo parlare adesso, perché non valutiamo di fare una sorta di piccola discussione aggiuntiva nella seconda parte del webinar, così magari queste cose che non riusciamo a dirci, io vi accolgo volentieri ad esempio nell'ambito della mia seconda parte, visto che tanti temi sono veramente tangenti, quindi ne parliamo. Nel frattempo passerei la parola a Roberto, così ci presenta il suo intervento della settimana prossima, sarà lui quindi a darci gli auguri di Natale con l'intervento che conclude questa prima parte del webinar, e a te Roberto. No, grazie, sì, tanto lo shopping non si può fare, quindi lunedì prossimo. No, noi parleremo dei restauri, delle modalità con le quali abbiamo affrontato il problema del restauro in particolare ad Adrianopolis, quindi da un lato la manutenzione, cioè le ricerche, le analisi propedeutiche all'individuazione delle modalità con le quali noi stiamo restaurando poi annualmente le strutture che scaviamo, e poi un approfondimento sul progetto di anastilosi del teatro di Adrianopolis, che abbiamo in parte, come dire, restaurato e ricostruito tanto da poterlo rendere riutilizzabile per appunto realizzare spettacoli che si stanno lì realizzando. Quindi insomma, la nostra attività di restauro, almeno per quanto riguarda il patrimonio immobile, si è concentrato dal lato sulle ricerche per la manutenzione e quindi le modalità dello studio della flora in relazione ai, per esempio, ai danneggiamenti che crea, ai problemi legati alla situazione dell'area nel periodo invernale che in parte è allagata, e questa seconda parte appunto dedicata un po' invece a un progetto specifico che è quello dell'anastilosi e rifunzionalizzazione del teatro, insomma, perché siamo abbastanza convinti che poi le strutture archeologiche e non solo quelle archeologiche si mantengono se vengono riutilizzate, e la musealizzazione in senso stretto non è la migliore forma di riutilizzo per mantenere le strutture attive. Questo è un po' quello che faremo. Bene. Va bene. Aspettiamo con ansia il tuo intervento. Benissimo, allora. Grazie ancora e grazie. Presto. Grazie a tutti e buona giornata. Buona giornata. Grazie. 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 Grazie.